mai aperto la porta con la chiave, sempre aperta con una spinta. Questa è la finestra dalla quale vedevo la ragazza che mi ha ispirato, Alba Chiara. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano di fiori. Vasco Rossi è l'indiscusso icona del rock italiano e padrone assoluto degli stadi. Ad oggi continua a rafforzare il suo leggendario status con un nuovo traguardo nel panorama discografico italiano. Amato da grandi e piccini, è il soggetto della nostra nuova puntata. Aspetta la sigla e parliamo un po'. Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Ehi là, come andiamo? Quest'oggi, signori, si parla di Vasco Rossi, una vera leggenda. Con la recente certificazione del suo ultimo lavoro, un best of arricchito da un inedito legato al suo docufilm intitolato Il Supervissuto, Vasco Rossi ha ottenuto il disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute. Questa nuova certificazione non solo ha portato Vasco Rossi ad accumulare un totale di 2 dischi di diamante, 63 dischi di platino e 36 dischi d'oro, ma ha anche rafforzato ulteriormente un suo personale record, quello di essere l'artista italiano con il maggior numero di album certificati in Italia. Ad oggi, Vasco Rossi vanta la straordinaria cifra di 30 album certificati, un risultato eccezionale che prende in considerazione solo le certificazioni ottenute dalla FIMI, a partire dal 2009. Ciò che rende ancora più straordinario questo risultato è il fatto che nonostante la predominanza in album live e raccolte della sua discografia recente, il pubblico continua a riascoltare e ad apprezzare i lavori di Vasco Rossi nel corso degli anni, confermando il suo status di icona della musica italiana. Per i più curiosi, vale la pena notare che solo 2 dei suoi album di inediti, Non siamo mica gli americani del 79 e Canzoni per me del 98, non hanno ancora ottenuto una certificazione FIMI. Per oggi è tutto da TG Kiwi. Ti auguro una buona mattinata, un buon pomeriggio, una buona serata o una buona notte, insomma un buon qualunque cosa cazzo devi fare quest'oggi. Ti saluto, se ci segui ti voglio un bene dell'anima, se non lo fai, beh, potresti guadagnarti il mio affetto. Approfitta, no?